Allora, adesso rispondiamo alla domanda, ma io, diciamo, se ho necessità di retroazionare lo Stato per implementare questo bel controllore, ma ho la impossibilità di avere accesso allo Stato, questa impossibilità può significare che alcune variabili sono non misurabili, è una questione fisica, oppure sono non accessibili, è una questione proprio ingegneristica, cioè non posso attaccarci un sensore. Posso fare qualcosa? Che cosa posso fare? Vediamo un attimo. Ho studiato un osservatore. Che cosa mi dà l'osservatore? L'osservatore mi dà x cappello, una stima dello Stato. Ma allora, che succede se io, invece di retroazionare la x, perché non posso retroazionare la x, retroazionassi la x cappello? Allora, se ne cominciamo a parlare vuol dire che si può fare, però vediamo qual è il problema. Cosa sta cambiando adesso? Beh, sta cambiando una cosa non banale. Questo è un sistema dinamico di dimensione n. Quando io costruisco l'osservatore, diciamo, sposto gli autovalori della stima dello Stato. Quando io faccio la retroazione dello Stato da sola, sposto gli autovalori, ma sono due sistemi da n, cioè io adesso ho raddoppiato le componenti dello Stato. Ho l'errore dell'osservatore e ho lo Stato. Ho x cappello e x, hanno la dinamica, la loro dinamica. E come si sono unite? Cioè, dove sono andati a finire gli autovalori? Vediamolo dove sono andati a finire. Allora, adesso è dato sia da x che da x cappello, perché sono equazioni differenziali del primo ordine, per cui le metto insieme e che cosa ottengo? Ottengo, vabbè, lo chiamo z, e ottengo che z è uguale a a poi u uguale a k x cappello, quindi questo qua è a x più b k x cappello, va bene? Quindi la parte di x punto, fatemelo tenere separate x punto e x cappello punto, così si legge meglio. X punto è uguale a per x e poi bk, me lo trovo qua, non è più a più bk perché bk sta moltiplicando x cappello. Bene, x cappello punto invece da che è dato? Allora, questo qua è, vabbè, f x cappello più gamma u più g c per x. Bene, per cui io qua ho gc e poi al posto della u ci devo rimettere bk, per cui qua ho f più bk, va bene? Perché questo qua u mi vado a sostituire kx cappello, quindi questo qua è, vabbè, ovviamente b kx cappello e poi unisco con questo e quindi ho f. Questa è la nuova matrice dinamica. Che fine hanno fatto gli autovalori non lo so. Ok? Però
facendo un semplicissimo cambio di variabili, io posso che qualcuno ha avuto e dire vabbè, ma invece di fare x e x cappello come è stato, tu fai x e x meno x cappello, è un cambio di variabili. E se lo faccio, quindi calcolo x punto meno x cappello punto e vado a fare le sostituzioni così come ho fatto adesso, e sono, diciamo, semplici sostituzioni, per cui lo evitiamo. Oppure se io applico la matrice di trasformazione di similitudine e quindi calcolo la nuova matrice dinamica, io che cosa scopro? Beh, scopro una cosa abbastanza interessante, che se questo qui è il mio z, z primo, diciamo, z punto che è uguale a questo, quali sono gli autovalori di questo qua? Mi dite gli autovalori di questa matrice dinamica? E quindi che cosa scopro? Allora, matrice a blocchi triangolari superiore vuol dire che gli autovalori sono quelli sui blocchi e quindi sono A più BK e N. Allora vuol dire che qua non si vedeva, ma in realtà la dinamica di X non è cambiata. La dinamica dell'errore pure non è cambiata. È successa una cosa molto conveniente, non si sono spostati gli autovalori. È molto interessante questa cosa. C'è un piccolo prezzo da pagare, che forse non è neanche tanto piccolo, però la frase è trasparente alla retroazione dello stato, significa che questi due autovalori non si sono spostati. Però c'è un piccolo però, che è questo. Che cosa mi dice questa cosa strana? Mi dice, questo elemento fuori da mano, mi dice che se mi vado a riscrivere questa cosa, ho x punto uguale a più bk per x più bk per x meno x. Ho semplicemente scritto facendo questa operazione, oppure lo posso ottenere da qua facendo più o meno di kx. Ok? Semplicemente così. E allora cosa sta succedendo? Guardate, questo era la retroazione dello stato quando io ho accesso a tutto lo stato. Questa è la retroazione dello stato quando io retroaziono la stima. L'errore x meno x appello, l'errore dell'osservatore, agisce come disturbo. Se il mio osservatore è perfetto, non c'è problema. Se il mio osservatore ha problemi, e allora ho un disturbo. Ma allora devo fare in modo, all'osservatore non se ne frega proprio della regolazione, eh? Guardate, qua c'è zero. Quindi l'osservatore lavora perché? Beh, perché abbiamo fatto il progetto di osservatore dicendo che deve essere indipendente dall'ingresso. Per cui, per fortuna, l'osservatore rimane indipendente dall'ingresso. Può succedere qualsiasi cosa, il mio osservatore tenta di ricostruire lo stato, chiunque lo muova. Allora io devo cercare di fare in modo che il mio osservatore funzioni sempre più velocemente della retroazione. Che vuol dire? Guardate, se io ho una dinamica veloce e una lenta, la dinamica veloce agli occhi di quella lenta è come se fosse istantanea. Ok? Quindi io devo cercare di fare in modo che il mio osservatore
sia sempre molto più veloce, quindi questo x si deve muovere lentamente in maniera tale che il mio osservatore sia sempre dietro. E come faccio? Metto gli autovalori in maniera intelligente. Ecco qua, guardate, io adesso metto tre regioni. Perché ne ho tre? Perché a questo punto io la mia regione, diciamo, dove sono gli autovalori del sistema, posso anche farla così, che eventualmente è instabile. Poi io devo mettere osservatore e controllore. Perché? Perché il controllore? Perché o voglio stabilizzare o renderlo più veloce il mio sistema, ma l'osservatore deve essere sempre molto più veloce del controllore, in maniera tale che agli occhi del controllore la retroazione sia fatta sulla variabile vera. Ok? Quali sono i limiti? Sempre ingegneristici a questo punto. Passi di campionamento, qualità dei sensori nel senso di banda passante del sensore, se siamo nel digitale sono proprio le frequenze, beh, frequenza è l'inverso del passo di campionamento, quindi sto dicendo la stessa cosa. Va bene? E basta. Diciamo, questo e basta per quanto riguarda la regolazione dello stato, per quanto riguarda l'assegnazione di autovalori. Allora, questa è una cosa che ci fa molto piacere, e a questo punto, come dire, questi tre argomenti, osservatore Lemberger, regolazione dello stato e principio di separazione, quello che abbiamo appena visto, la non interferenza degli autovalori, lo chiamiamo principio di separazione, rappresentano, diciamo, un argomento che è bene tenere insieme per ovvi motivi, no? Perché c'è la dualità del controllo e quella dell'osservatore. Adesso vi do solamente dei cenni su un'altra possibilità, diciamo, un'altra tecnica di controllo, si chiama controllo predittivo. Se guardate, adesso vedremo, diciamo, i lucidi sono apparentemente onerosi dal punto di vista, diciamo, della notazione, però cerchiamo di guardare il significato e vedrete che non è particolarmente complicato. Vi do questi cenni, l'argomento è abbastanza ampio del controllo predittivo, ma vi do questi cenni perché, diciamo, in alcune realtà industriali sono tecniche che vengono apprezzate e utilizzate abbastanza spesso. Va bene, quindi voglio un attimo darvene un cenno. Allora, cancello qui. Ancora una serie di argomenti, il filtro di Kalman dedichiamo due lezioni, che è molto importante secondo me, però adesso gran parte delle ore che rimangono saranno esercitazioni su questi argomenti, per cui l'aspetto numerico qui passa in secondo piano, poi in aula informatica vediamo tutto. Allora, vediamo l'idea dell'orizzonte recessivo, no? Receding horizon, c'è scritto qui. Che cosa dice questa? Qual è l'idea che è sotto questa tecnica? Poi la scriviamo. Allora io mi trovo qua, ho il tempo, la facciamo solo tempo di scritto questa tecnica, e io diciamo che ho applicato il mio ingresso, fino a questo istante, la mia uscita è un'uscita, vabbè faccio con la linea continua, questa è la mia uscita desiderata e diciamo che questa è
risultato. Ok. Cosa dice il controllo? Il controllo, diciamo, orizzonte recessivo. Allora, dice, ok, allora guarda, tu che fai? Implementa un problema di controllo ottimo, lo vedremo la prossima slide cosa intendo per controllo ottimo, ma l'idea è implementa una tecnica di controllo che prevede l'ingresso per i prossimi K grande campioni, va bene? K grande campioni. Questo controllore che tu stai progettando deve fare in modo da fare questa è quella desiderata, da farti avere y uguale y desiderato. Tu fai questa cosa su una finestra temporale opportuna, però poi applichi solamente il primo campione e rifai il calcolo dell'ingresso mantenendo la stessa finestra temporale che quindi si sta spostando, quindi l'orizzonte, no? Rimane sempre a K grande campioni di distanza. Allora, che cosa, qual è l'idea? L'idea è, io sono in grado di calcolare un controllo ottimo sulla carta che mi dà un ingresso ottimo per i prossimi campioni, ma se io prendo, applico l'ingresso e chiudo gli occhi, ho fatto un controllo a cielo aperto. Se io ogni passo, ricalcolo l'ingresso, io quindi applico solamente il primo campione della sequenza ottima e poi lo ricalcolo, vuol dire che mi sto aggiornando con le misure, con la Y corrente. E quindi l'idea è, tu calcolati tutto quanto, applichi il primo campione e ricalcoli. Va bene? Questa è l'idea dell'orizzonte recessivo. Ed è abbastanza interessante come idea e come applicazione, perché ci farà fare una cosa che non abbiamo fatto fino adesso, ora la vediamo. Allora, come vi ho detto, solo tempo discreto, senza sistema proprio, e che cosa vogliamo fare? Vogliamo, se io ho parlato, ho usato l'aggettivo ottimo, vuol dire che sto minimizzando qualcosa, vediamo cosa voglio minimizzare. Un funzionale che funzioni della sequenza dell'ingresso, tempo discreto, per cui io ho di K grande campioni, ogni campione è di P perché facciamo dimensione P, va bene? L'ingresso è sempre dimensione qualsiasi. Cosa voglio minimizzare? Allora, sommatoria per K che va da 0, dico scusa, N grande ho scelto N grande, come n passi, ho detto K grande passi dall'inizio, scusatemi, è n grande, va bene? Però concettualmente è quello, ok? Quindi da K da 0 a n meno 1, e allora che cosa voglio minimizzare? Guardiamo un attimo, ho x trasposto qx più u trasposto ru più x in n trasposto. Queste sono delle forme quadratiche che abbiamo visto quando abbiamo fatto i richiami matematici. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che se io ho un qualsiasi vettore, x trasposto x è la norma al quadrato. Va bene? Perché molto semplicemente se avessi due elementi, trasposto x e x1 quadro più x2 quadro è la norma, ok? Se io ci metto dentro una bella matrice definita positiva, per esempio questa cosa qui è x1 quadro più 2 x2 quadro, che cos'è? È una norma pesata sempre al quadrato che ha un numero ma l'ovis la vediamo pure con tutto di calma, comunque è sempre una norma. Cosa significa? Che io voglio minimizzare la somma di questo termine qua, qui sono n grande campioni, però diciamo che sono
concettualmente tre contributi. Questi tre contributi che voglio minimizzare, cosa rappresentano? La mia esigenza di controllo di portare a zero lo Stato e la mia esigenza di mantenere contenuto lo sforzo di aggressione. Perché io voglio minimizzare tutti questi termini che sono tutti quanti positivi per costruzione, ok? Le matrici di peso sono una scelta del progettista, quindi sono matrici definite positive. Questo è un problema di minimizzazione rispetto alla sequenza dell'ingresso. Ma dov'è l'ingresso in questi termini? Beh, ovvero qua è banale, ok? Qua l'ingresso lo so proprio. E qui dov'è l'ingresso? Certo che c'è l'ingresso, perché qua c'è l'evoluzione dello Stato e so dal modello esplicito che la posso scrivere come l'evoluzione libera più la forzata. E nella forzata compare chiaramente U. Quindi evidentemente la U compare in tutti e tre. Allora, concettualmente è finito l'impostazione del problema. Semplicemente voglio minimizzare rispetto a U questi tre termini. Se capisco perché ho preso questi tre termini, ho finito dal punto di vista della comprensione. Però adesso devo fare un piccolo sforzo per scriverlo in una maniera che la U chi me la dà adesso? Cioè, ok, lo minimizzi e la U chi te la dà? Ok? Quindi, concettualmente, questo è il controllo ottimo, non vincolato, poi metteremo dei vincoli. Concettualmente è questo. Vediamo ora i piccoli sforzi che dobbiamo fare per risolverlo. Allora, la sequenza di ingresso me la scrivo come un lungo vettore in cui ci metto tutti i campioni. U da 0, per me è sempre 0 l'istante corrente, anche se io poi faccio il receding horizon, però è sempre 0 perché, diciamo, non cambia nulla. Da 0 a n grande meno 1. E quindi questo vettore è un vettore di n grande per p elementi. Quindi se il caso di un solo ingresso è n grande elementi, se p è 3 ingressi, questo è 3 volte n grande elementi. Ok, è un grande vettore. E il mio problema di ottimizzazione mi darà il valore ottimo di questo, quindi mi caccerà un numeretto, cioè un vettore di numeri. Ok? Riscrivo la x, come vi ho detto prima, il modello esplicito, cioè la soluzione dell'equazione di differenze, ossia l'evoluzione libera più forzata, e che faccio? Mi metto a fare dei conti in maniera tale da riscrivere il mio funzionale tutto funzione di questo vettore U segnato, va bene? Non li facciamo i conti, però guardate che è banale, perché qui avete le condizioni iniziali e l'ingresso. Quindi l'ingresso moltiplicato, diciamo, dalle matrici ce l'avete, è chiaramente tutto lineare perché abbiamo fatto l'ipotesi tutto lineare, per cui alla fine voi siete in grado di scrivere il vostro funzionale in questo modo qua. Funzionale adesso ha un termine nel quadrato di U, un termine lineare in U e un termine senza U. H, F e questa come l'ho chiamata Y sono delle matrici che sono scritte nella pagina successiva, in cui cosa compare? Beh, compaiono i pesi A e B. Perché? Beh, perché l'abbiamo appena detto, no? Che qui A e B ovviamente pesano l'ingresso. Qual è la loro espressione? È questa, però non la guardate neanche, va bene? È complicata? Sì, vabbè, la notazione è complicata, ma la cosa importante è che compaiono i pesi e compare A e B. Vedete? Questo compare. Ce l'ho, non mi devo spaventare dal fatto che la notazione sia complicata. Io ce l'ho.
E io qua devo fare attenzione alla dipendenza di questo funzionale dalla U. Poi le matrici sono note, ok, sono numeri, ce li ho. Qui quadratico, lineare e qua non c'è. So calcolare il minimo rispetto ad U, proprio carta e penna, perché io poi lo faccio fare al calcolatore, però io devo prima capire e poi lo faccio fare al calcolatore. Questa lo so calcolare. Allora, se io ho fatto, se io ricordo qualcosa di analisi, se io faccio una derivata parziale rispetto a U, che è un vettore, e la pongo uguale a zero, allora è quadratico più lineare. C'è un termine in cui non compare la U. Questo qua non compare. Ok? Qua, quadratico più lineare, che cosa mi esce? Una certa matrice nota per l'incognita più un'altra matrice nota per le condizioni iniziali uguale a zero. Ma allora devo moltiplicare a sinistra per h-1. Ah, h è invertibile, mi vado a fare un po' qualche calcoletto e vedo. Che strano che se il mio sistema è raggiungibile, lasciate stare punto, se il mio sistema è raggiungibile è invertibile. Quindi la teoria ci dice sempre che se vogliamo fare la realizzazione dello stato dobbiamo avere sempre il sistema raggiungibile. Ok, quindi facciamo questa ipotesi, quindi la posso moltiplicare a sinistra per h-1 e cosa ho ottenuto? Ho ottenuto l'ingresso ottimo. Questa sequenza è questa U strana, è la U che contiene tutti i campioni. Da 0 a n grande meno 1. Va bene? Che faccio? Applico il primo campione e poi ricalco. Quindi dov'è la retroazione? Beh, la retroazione è nel fatto che guardate, questa è la x in 0, ma cambia sempre, perché ogni volta io lo sto riapplicando. Va bene? Quindi sto misurando la, sto retroazionando la x. Chi è che influenza la u? Ovviamente il modello, cioè il modello A e B, ok? I pesi. In base al valore relativo, al peso relativo dei pesi, fatemi dire, io posso decidere di andare più velocemente pagando uno sforzo di controllo maggiore o viceversa. Anche la durata dell'orizzonte ha un'influenza meno evidente adesso. Ok? Quindi, come vi ho detto, questo è U segnato, io applico solo questo campione e poi ricalco. Ma cosa vuol dire applicare solo questo campione? Significa che la mia U con K è uguale, guardate, è uguale a, qua c'ho X in K, F trasposto, H-1 e poi questa matrice che va a pescare solamente il primo. Ma sono tutte costanti queste matrici. E allora questo significa che la retroazione dello stato l'ho ritrovata da una strada diversa di ottimizzazione, per cui le posso vedere il model predictive control lineare non vincolato, perché vabbè, lineare ovvio perché abbiamo usato tutte quante le equazioni di differenza lineare, non vincolato perché dopo metteremo i vincoli, per ora non ci sta nessun vincolo, un problema di minimizzazione senza nessun vincolo, è una ritrazione dello stato, quindi questo è molto interessante perché questo significa che io, diciamo, ho la possibilità di vedere in maniera diversa il mio progetto della retroazione dello stato. Da un lato io metto gli autovalori, ok, è una certa risultato. Dall'altro può essere che il mio vicino di scrivania ha trovato questa strada, ma ha messo la stessa K, alla fine vengono gli stessi numeretti a K, però che ha fatto? Ha messo le matrici di peso. Quindi vuol dire che sono due modi diversi di vedere la stessa cosa. Se chiedo una dinamica molto veloce, vuol dire che nei pesi sto dando maggiore peso all'errore e minore all'ingresso. Cioè, puoi andare, puoi sforzarti, perché io voglio che tu sia veloce. Il viceversa ha una dinamica più lenta. Ok? Quindi questo ci dà un'interpretazione. Di entrambe, ognuna può essere interpretata diciamo, nell'ottica dell'altra. Va bene? Ok, se il sistema è tempo variante, cosa cambia? Beh, niente, perché siccome io devo farlo ogni volta questo calcolo, la A e la B ogni volta ci metto quella corrente e se mi cambia qualcosa, io
gli metto quella corrente, per cui diciamo dal punto di vista implementativo è adatto già per un sistema tempo variante, non bisogna cambiare niente. Ok, posso mettere i vincoli, e qua vado veloce perché diciamo i cenni sono cenni se rimangono limitati. Allora, io apro il libro di analisi e so che la minimizzazione di un funzionale poi paragrafo successivo può essere vincolata, e allora lo posso fare qua? Certo che lo posso fare. E cosa posso vincolare? Guardate, tante cose posso vincolare. In un prima situazione questa è la mia funzione, ho messo in grigio questo perché la lascio, però diciamo, non influenza la U, per cui cosa posso vincolare? Beh, gli ingressi. Beh, questa è una cosa nuova, non è male come possibilità, perché io ho sempre delle saturazioni, quindi io posso dire trovami l'ingresso vincolato. E il vincolo come lo posso mettere? Allora, guardate, io qui la soluzione ve l'ho data in forma chiusa, ma H ed F, se vedete, sono diciamo queste matrici qua. Ci sta un po' di codice da scrivere, non lo scriviamo noi, ci andiamo a prendere diciamo delle librerie software che sono disponibili, qualcuno le ha messe a disposizione, per cui diciamo ce li facciamo fare da loro i conti. Anche qua il vincolo, io vi dico adesso il vincolo che effetto ha: ha l'effetto di aggiungere una cosa del genere, cioè una certa matrice per U segnato minore o uguale di un vettore, e in cui qua sono due noti, G grande e omega sono noti, va bene? Per cui dal punto di vista dell'implementazione, anche in questo caso, uso una libreria, però fatemi toccare con mano, ma questi vincoli come li gestisco? Li gestisco così, si possono gestire, non è complicato. Posso mettere i vincoli sull'ingresso. Ma allora, allora io forse l'ho fatto qualcosa all'università, questo è un problema, lo riconosco, è un problema quadratico convesso, va bene? Esistono le librerie che lo risolvono. Io devo solamente darlo in pasto alla libreria in maniera opportuna e scegliere in maniera opportuna i pesi. Ok? E quindi, per esempio, in MATLAB io decido qual è l'algoritmo di ottimizzazione e poi uso il comando quadratic programming, quad prog. Sono dei comandi, le librerie di ottimizzazione in MATLAB, se vedete, diciamo, con un comando fanno un'enormità di operazioni, per cui richiedono un po' di attenzione, non sono semplici comandi EIG, leggo l'ELP e so cosa fanno, cioè qua bisogna un attimo, perché? Perché c'è una grande casistica dietro. Se vedete, io gli devo dare in ingresso cosa? H, F trasposto, G, W, options, va bene, questo di sopra e basta, e io lo posso implementare, fatemi dire, non troppo difficilmente o facilmente. Ma potrei anche mettere un vincolo sull'uscita, perché guardate, se io voglio mettere che l'uscita nel primo campione è minore di un certo valore, ma y in 1 chi è? Cax con 0 più cb u con 0, ma questo significa che io lo posso riscrivere in modo opportuno come vincolo sulla soluzione e lo metto dentro, ok? Quindi guardate, posso mettere dei vincoli sull'ingresso, dei vincoli sull'uscita. E poi, queste sono sempre più complicate, però voglio dire, vi ripeto, non ci interessa. Poi posso mettere dei vincoli sulla variazione, sulla derivata dell'ingresso. Posso mettere dei vincoli sullo stato. Lo posso fare. Per cui ho tutta una cosa, ho tutta una serie di possibilità che non avevo prima. Va bene? Esempietto numerico e chiudiamo. N uguale a 3. Io ho dei vincoli, ho dei pesi, qua c'è un po' di magia, no? Un po' di esperienza, un po' di euristica nella scelta dei pesi, ci stanno molte considerazioni ingegneristiche, ovviamente non le facciamo adesso, va bene? Non le facciamo durante il corso, non adesso in questo momento, perché caso non vincolato voglio portare a zero, questo è l'andamento dello stato, questo è l'ingresso, questo è l'uscita, ok? Mettiamoci un po' di vincoli, vincolo sul solo ingresso, guardate, il vincolo sul solo ingresso era da meno 0,3 a 0,1. Eccolo qua. Soddisfatto? Sì, però
Guarda, c'è qualcosa che non mi piace molto. Guardate com'è semplice questo problema. N uguale 3. Tutti i numeretti, no, prese. Però guardate che comincio a perdere di vista, le saturazioni sono non linearità, i vincoli sono non linearità, quindi comincio ad avere dei comportamenti poco prevedibili e diciamo anche un po' discontinui in questo caso. Comunque, tutto a posto, matematicamente sono contento. Lo metto anche sull'uscita il vincolo. Guardate che questo aveva raggiunto 4, ma 4 è troppo alto. Quindi, ok, da meno 4 a 4, da meno 0,3 a 0,1, aumenta il fenomeno che vi ho detto di imprevedibilità del comportamento. Abbiamo messo delle non linearità nuove, va bene? E quindi questo è una, diciamo, possibilità. Ok, allora, è l'1,5, voi avete a qualcosa alle 4.